Benvenuti a Casa Dinamo, terza puntata, anche questa si registra tutta presso il centro commerciale Corte Santa Maria. Ospite della puntata il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Meo Sacchetti, ben arrivato. Meo Sacchetti è un grande personaggio del basket, lo conosciamo tutti quanti, da giocatore a militato con... Ha giocato anche a calcio, ci suggerisce, con la mitica maglia del Varese, lo ricordiamo con la maglia della nazionale alle Olimpiadi di Mosca, miglior difensore possibile? Hanno detto mi sono fatto la carriera così. Difendendo? Poi, sì, iniziando a giocare tardi, copiando dai compagni, molta umiltà, voglia di imparare, e sono arrivato dove sono arrivato. Come ogni ospite che si rispetti, in Casa Dinamo le offriamo da bere, cosa beve, coach? Acqua smeraldina. Acqua smeraldina, scommetto che è uno sponsor della Dinamo, sbaglio, va bene. Ok, abbiamo preparato una copertina per il coach Meo Sacchetti, dobbiamo ringraziare Paolo Citrini per la collaborazione, sono alcuni flash della sua carriera. Coach, prego la regia di mandarlo in onda. E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo. E io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica. E mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto i miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra si elettrica e risuona gli armonici, dove ridono i salici, dove piangono i comici, e la forza si amplifica, ed il sangue si mescola, e l'amore è una trappola, mica sempre però, qualche volta ti libera, e ti senti una favola, e ti sembra che tutta la vita non è... Non so lei, ma io mi sono emozionato. Ma Citrini è bravo in queste cose qua. Sì, grazie a Paolo Citrini, lo ringraziamo ancora. Ha qualcosa da aggiungere a queste immagini? Cioè, ha visto qualcosa di particolare? Io l'ho visto senza baffi e la cosa mi ha incuriosito molto. Stavo molto bene. È una scommessa che ha perso, lo dica. L'ho già fatta due volte, però ogni volta che la faccio litigo con mia moglie. E lei preferisce litigare con sua moglie o perdere la scommessa? Però per un mese vado a dormire in un'altra camera. magari può essere buono, non lo so, da lei. Senta, invece il suo rapporto, abbiamo visto là alcune immagini che lo ritraevano col presidente Stefano Sarda, il suo rapporto con il presidente com'è? Odio e amore. Odio e amore. Cioè... No, il problema è che penso che abbiamo raggiunto una situazione che quando c'è qualcosa che non va o l'uno all'altro ce lo diciamo in faccia. Vede più Sardar o più sua moglie? Sardar. Aiuto. Sentiamo un attimo invece cosa ha da dire Stefano Sardar sul coach Meo Sacchetti.
Lo vedete, è un personaggio grande in tutti, da tutti i punti di vista, soprattutto fisicamente. Questo mi ha portato a essere vittima di una grande truffa da parte sua. Io gli ho rinnovato il contratto per 5 anni perché ero sicuro mi avrebbe fatto giocare. In realtà poi, appena firmato il contratto, ha dichiarato apertamente che non mi vedeva, che non capivo di basket. Ora sarà un casino la risoluzione, insomma, vedremo cosa possiamo fare. Si è giocato il futuro, No, io il futuro me lo sono garantito. Al limite non alleno più Sassari, ma sto al Mar d'Alghero. Meglio di così. E lo faccia giocare, un secondo, lo faccia giocare. Non siamo mica un circo, È proprio scarso, sto presidente. Non l'avete visto? No. Allora. Ok, perfetto. No, ci fidiamo della sua parola, guardi, non lo mettiamo in dubbio. C'è un'altra persona invece che lo stesso fa parte della società, che è Giovanni Cherchi, il direttore generale. Sì, ma qua non beviamo mai, però, No, aspetti, sta arrivando, sono andati a Tempio a prenderla, la Smeraldina, sì. Giovanni Cherchi invece cosa ha da dire? Di Giovanni Cherchi sono invidioso della sua mise dei capelli, perché è uno particolare, sempre a posto, sempre perfetto. Beh, sono un po' invidioso di questo. Anche io, però, non scherzo. No, ma lui ha proprio questo taglio... È particolare. Ah, sentiamo cosa da dire invece Giovanni Cherchi sul coach Sacchetti. Questa volta vi siete rivolti alla persona sbagliata, perché io, per chi non lo sapesse, tifo Varese da quando ho 12 anni, e quindi quando Meo è diventato un giocatore di Varese è chiaramente diventato un idolo per me, che era un ragazzino. Per cui avrei avuto poi la possibilità di conoscerlo qua a Sassari, è stata un'ulteriore dimostrazione di che personaggio Meo sia, e quindi ho di lui un'idea molto particolare, che è di un Meo che fuori dal campo è una persona davvero eccezionale. Ho la fortuna, insieme a Carlo, Gianmario, Stefano, di passare con lui diverse serate attorno ad un tavolo, e devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso è che tutti pensano che Meo sia un gran mangione, e invece in realtà Meo è uno che ha un gusto particolare per la cucina, le piace assaggiare di tutto, e se proprio devo trovare un difetto è quello che vuol dare un voto a qualunque piatto, e non si tira indietro certamente. L'unico aneddoto un po' carino che posso raccontare è che recentemente si è stati invitati all'inaugurazione di un locale, Meo chiaramente era presente, e dopo le ripetute richieste da parte del proprietario di dare un voto a un tiramisù che ci aveva offerto, Meo alla fine, dopo una, due, tre volte, ha detto: bene, allora te lo dico, questo tiramisù non vale più di 5. E devo dire che la risposta del titolare non è stata proprio una risposta, non era felicissimo, ecco, del commento di Meo. È stato buono. Allora, state buoni, prima beviamo l'acqua. Però scusate, quando arriva l'acqua ci vuole la bottiglia di Smeraldina chiusa, io la apro e vedo che è Smeraldina. Adesso, se non è Smeraldina? Insomma, lo pagano anche dalla Smeraldina. Già voleva i soldi da Manuel Vanuzzo per il rinnovo per gli anni che ha giocato. Adesso vuole anche i soldi dalla Smeraldina, va bene. Adesso sta tutto il tempo col bicchiere. Quindi prego la ragazza di prendere il bicchiere. Allora, era molto buona, la prossima volta casate, però. C'è da cosa da dire? Cherchi ha sbagliato, perché io ho dato 4. Ah, 4 il voto sul tiramisù. Poi il problema è che Cherchi è un avvocato, e probabilmente per dare l'indirizzo a qualcuno ci mette mezz'ora, perché è stato lì mezz'ora a parlare. È proprio un avvocato. Qualcuno dal pubblico suggeriva che è un po' ruffiano in questo caso, non so per quale motivo. No, ma lui è vero. Onestamente, bisogna dire che del gruppo dirigente è forse l'unico che capisce qualche cosa di pallacanestro. Incredibile. Fondazione Banco di Sardegna, è una, Dinamo Banco di Sardegna, una fondazione che è stata messa su da poco, state facendo una serie di iniziative particolari, quella sull'alimentazione dei bambini ultimamente, è vero? Sì, hanno fatto questo, è logico che io faccio la parte dell'assaggiatore per scegliere le cose giuste. A proposito di cucina. Sì. No, ma è una cosa importante, perché è giusto che si seguano delle regole. Abbiamo, come ben sapete, Carlo Sardar, che segue questa nostra, praticamente onlus così, che segue questa situazione, con il professor Milia, che è il presidente. Sentiamo Carlo Sardar. Anche Carlo Sardar. Sì, sentiamo cosa ha da dire Carlo Sardar invece. Ciao Meo,
Meo non lo conosco da tanti anni, eppure mi sembra di conoscerlo da sempre. Lui è buon padre di famiglia, gestisce la squadra come sono sicuro gestisce la sua famiglia, come gestisce tutte le cose che lo circondano con amore e attenzione. La capacità di Meo di valorizzare quelle che sono le abilità e gli skills di ogni giocatore, di ogni persona del suo staff, scaturiscono da quello che è l'amore con cui lo fa. Lui è un grande professionista, non deve dimostrare diciamo niente a nessuno, ma solamente a se stesso che fa della bella pallacanestro. È difficile trovare qualcosa sul quale pungerlo. L'unica cosa che mi viene in mente è quando facciamo qualche iniziativa, magari prima che l'iniziativa finisca non chiedere dove è il buffet. È vero, sono testimone, sono testimone. Come mai? Perché sono lunghe, si parla sempre e non si... è diventata politica, no? Tutte le cose. Allora è arrivato un certo momento, si stacca e finita. Senta, non è che si aspetta il buffet anche qua? No, no, io passo direttamente di là. No, no. Perfetto, post alto, post basso, no, insomma c'è tanto gergo in questo basket, un po' come in tutti gli sport. Siamo andati a chiedere al suo vice allenatore, Ugo Ducarello, lo conosce, sì? Sì. Ah, benissimo, siamo andati da lui a chiedere cosa vuol dire questo post alto, basso. Poi magari ce lo spiega anche lei un po' in terminologia un po' più certo. Casalinga. Prego. Allora, oggi parliamo di lato forte e lato debole. Partiamo dal presupposto che giocatori e allenatori dividono il campo diverse tramite delle linee immaginarie. Le più importanti sono la linea mediana, che è la linea che unisce i due canestri, e il prolungamento della linea di tiro libero. Allora, partiamo dalla linea mediana, ipotizzando che la palla si trova in questa parte del campo. Noi diciamo che è il lato forte, il lato dove si trova la palla, e quindi che va dalla linea laterale alla linea mediana, tutto questo è tutto lato forte, dall'altra parte dove non c'è nulla è tutto lato debole. Aggiungiamo pure che la posizione dei giocatori e la distanza dei giocatori diventa fondamentale, perché un giocatore che occupa questa posizione e ha un passaggio dalla palla, e quindi diciamo che è un giocatore che fa parte del lato forte, un giocatore che invece è a due o a più passaggi della palla, perché bisogna arrivare facendo due passaggi, è un giocatore che fa parte del lato debole. Se la palla invece dovesse essere in posizione centrale, si prende di riferimento la linea di tiro libero, e quindi il prolungamento che va dalla linea laterale fino all'altra linea laterale, e quindi l'estensione della linea di tiro libero. Tutto ciò che è al di sopra della linea di tiro libero lo chiamiamo lato forte, e quindi ipotizziamo che questo giocatore è qui e questo giocatore è qui, e quindi questi due giocatori fanno parte del lato forte. Invece se mettiamo un giocatore in post basso e un giocatore in posizione di angolo, è chiaro che la distanza è più lontana e quindi sono giocatori di lato debole. Perché è importante questo maledetto lato forte e lato debole? Per il semplice fatto che, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto difensivo, si dice che su questo lato, in questa posizione, la difesa deve essere aggressiva, e quindi bisogna mettere molta aggressività, mettere pressione, stare sulla linea di passaggio, anticipare, mentre il lato debole, diciamo che i difensori vengono attratti dalla palla e quindi devono essere pronti a proteggere il canestro ed essere pronti anche ad aiutare i compagni qualora vengono battuti. Vanuzzo è uno dei più esperti in questo. Sacchetti ai tempi era uno sopravvalutato, però ci provava, e quindi si dice che ha i piedi ballerini. Ha sentito cosa ha detto? Sacchetti era uno sopravvalutato. Ma Ducarello è lato debole o lato forte? È lato nano. Si è ritrovato in quello che ha detto, oppure ha detto un sacco di castronerie? Non sono mai stato un post. Qualche partita l'ho anche giocata in certe situazioni, ma era una guardia ala. Post alto, post basso, il problema che tu mi chiedevi è questo, che in post basso di solito un giocatore che è forte fisicamente e può avere una doppia dimensione da post alto a post basso, mentre certi giocatori non hanno la dimensione da tutte e due le parti. Un esempio, voglio dire, post alto può giocare
Iñeschi, che è bravo sotto canestro e ha un tiro importante, mentre Isli non ha ancora questa sicurezza da poter giocare in post alto e cercare di fare canestro. Un po' la differenza è questa, la doppia dimensione. La ringrazio, coach. C'è un altro personaggio all'interno dello spogliatoio che si diverte a imitarvi. Sa di chi stiamo parlando? Lo sappiamo, il drago. C'è già pronta la lettera di licenziamento. Perfetto, vediamo se dopo questo servizio qua. Sì, ragazzi, non sono pigri. Oggi facciamo uno schema per coso. Coso deve venire qui, pick and pop and go in lateral side, e poi per Manuel, scusate un attimo, così gira qui, remember, good mentality, good intensity, step to step, ok? Good job. Si è ritrovato in questa invitazione di Simone Unali. Perfetto, non pensavo di avere la gobba. Ho visto che c'era la gobba, no, è che lui riuscito? Voleva farsi più grande, siccome non è... Ho visto che c'era la gobba, ho detto, la gobba. Voleva farsi più grande, quindi non c'è riuscito, però è simpatico, insomma. Certo. Dai. No, è un po' permaloso, sì, ce ne abbiamo molti. Strano, no? Sardo, no, magari. Però è un ragazzo che è amato da tutti, disponibile, sicuramente avere... una persona così nello spogliatoio è molto importante, è un ruolo molto determinante, sì, perché e poi... ci sono tante parole che girano, finita una partita, e perciò lui deve assorbire e stare zitto. Sì, è vero, è vero. Poi si sfoga imitandovi, ovviamente. Sì, ma è naturale. Senta, nella Dinamo Banco di Sardegna, lo sappiamo tutti quanti, gioca suo figlio, quindi diciamo che è una situazione un po' anomala, un po' particolare. Però ci sono anche altri giocatori che un po' sono diventati suoi figli, dica la verità, tra questi Manuel Vanuzzo, Jack De Vecchi, sicuramente, Drake Diner, giusto per fare qualche nome. Adesso con questi giocatori sono già 4 anni e... con Drake forse qualcuno in più. Con Drake c'è stata una storia prima di Castelletto, quando lui ha ripreso a giocare dopo. Poi parliamo di Drake, mi scusi un attimo. Però velocemente il rapporto con suo figlio invece come giocatore, come lo vive, come lo vede? Lo vedo da allenatore più esigente, ci si aspetta sempre qualcosa di più da lui, e sicuramente è penalizzato in questa situazione. Dica la verità, sua moglie si mette mai in mezzo? L'hai fatto giocare poco, no, potevi sfruttarlo meglio? No, non si mette mai in mezzo quando finisce la partita. Però il giorno dopo qualche parolina la dice, perché poi le mamme sono più dalla parte del figlio. Beh, che del marito. Naturale. Benissimo, invece sentiamo Manuel Vanuzzo cosa pensa del coach. Prego. Ha portato i soldi? Capitolo Meo. Meo c'è tanto da dire. Allora, prima di tutto cominciamo dalla pallacanestro giocata. Io e qualche tifoso della curva ci stiamo ancora chiedendo come fa una squadra che una partita su 3 fa 100 punti a partita. C'ha la percentuale più alta della Lega del tiro da 3, del tiro da 2, c'ha la valutazione più alta di tutto il campionato. Come è possibile vedere ancora questa palla canestro? Ci siamo stancati, la gente si è stancata, perché comunque non fa spettacolo. Quindi so che il tuo modo di giocare, però se riesci a cambiare qualcosa magari la gente non si diverte così tanto e magari non ti arrivano tutte queste critiche. Numero 2, è 3 settimane che porti la pizza in spogliatoio, ora non so il motivo. Dopo 4 anni non hai ancora capito che giocatori hai in squadra.
stiamo chiedendo continuamente di portare birra e tu continui a portare pizze. Non lo so, questo motivo, sai che la pizza è ingrassa, la birra fa bene, però nonostante questo continui a portare pizze. A proposito di alimentazione. Vedi anche questo se riesci a cambiarlo. Insomma, proprio un capitano. Punto numero 3. Io avevo detto che avrei giocato finché tu saresti rimasto ad allenare qui. Ora non so se ti sei messo d'accordo con il presidente, perché io la firma non l'ho ancora vista, però fino al 2018 penso di diventi un problema per me, a meno che tu non riesca a fare qualche miracolo, però altri 5 anni non lo so quanto riesca a durare ancora. Quindi questi sono i 3 punti fondamentali su cui ti chiederei di cambiare qualcosina. Il problema è che avete fatto parlare Varuzzo tantissimo, io non ho visto l'altra trasmissione. Sì, beh, stiamo allenando anche a parlare, coach. Il problema delle pizze, che porto le pizze, perché nessuno di loro le porta. Ma chiedono anche la birra, però, lì porta solo le pizze. Ma ogni tanto che la prendessero anche loro, sono dei ragni. E i sponsor non arrivano mai con le mani in tasca. E allora che ogni tanto la pagassero loro. Ma ci vuole lo sponsor, ci vuole lo sponsor anche per le birre nello sfogliatoio. Ce l'abbiamo anche lo sponsor per le birre. Jack De Vecchi invece, un altro dei suoi figli acquisiti. Sentiamo cosa ha da dire. Ciao Meo, insomma di pallacanestro non ti posso dire niente, perché hai vinto anche il premio come miglior allenatore l'anno scorso, quindi non posso esprimermi a riguardo, però ti vanti anche di essere un gran chef, insomma, famoso, ti vanti di questo riso alla birra che abbiamo provato tutti quanti, in realtà sembra più un piatto da ospedale, insomma, non è un granché, però dai, se vuoi dirci qualche altra tua ricetta e proporla alla squadra, siamo ben pronti a provare tutti questi piatti di queste tue famose specialità. Se in più vuoi prendere qualche consiglio da buon Dendi Liegro, che ha anche un blog dove ti dà 2 consigli, secondo me ti porta a scuola. Ciao Meo. Non comment. Sono un bravissimo cuoco. Lo diciamo. Sono anche modesto. Lo sentiamo. Non vado a MasterChef. Lo perché vediamo. Non mi piace MasterChef, neanche a me. Perché sono tutti troppo arrabbiati. Sei tra i giudici pure. Sì, comunque. No, non voglio faccio dei primi piatti di alto livello. E non mi metto a combattere con Di Liegro, che lui fa solo dei piccoli sandwich. Ma poi non mi confondo con un americano. Non può. A quest'ora poi parlare di queste cose stuzzica un pochino. C'è un altro giocatore invece col quale dicevamo prima, Drake Diner, con il quale lei è legato abbastanza pure per un'esperienza precedente. Abbiamo provato a chiedergli qualcosa anche a lui. Vuol dire qualcosa prima o dopo? No, gli concediamo l'ultima parola? È un tirchio. Prego la regia di mandare il tirchio. Sono stato molto fortunato e onorato di giocare per Meo nella mia carriera, soprattutto all'inizio della mia carriera europea, Castelletto Ticino in Lega 2, poi anche a Capodorlando in A1 e poi infine qui a Sassari. Sono stato anche molto a mio agio nel giocare con il suo tipo di basket, che dà molta libertà ma che ti permette di leggere le situazioni, di avere e di sfruttare la possibilità di essere intelligenti in campo, e questa è stata una grande fortuna per me, perché può esaltare le mie qualità e può mettermi al massimo delle mie possibilità in campo. Meo è una grande persona, è un grande allenatore, è davvero qualcosa di importante, però ogni volta che faccio un'intervista cerco sempre di parlare in italiano, di dire qualcosa in italiano, di migliorare, però lui mi dice sempre che io sono terribile a parlare l'italiano e quindi faccio la mia intervista in inglese. No, l'ultima cosa è, forse lui è un po' arrabbiato perché mia baffi è un po' meglio di lui. Alla fine gliela data la stoccata, prima tutto miele, dolce, Meo qua, Meo là, poi. È normale. I baffi sono meglio suoi? I baffi sono finti. Sono finti. E tirchio, quindi no, non ho neanche. Li comprati, se li attacca, se li mette. Ah, ecco. C'è una storia particolare di Drake, perché è un personaggio, insomma, che è anche così. No, è un ragazzo che è uscito fuori da una situazione molto particolare, perché lui è uscito fuori dall'università quando c'erano le scelte e ha scoperto di avere questa malattia
che gli ha fatto perdere 30 kg, perciò tutti i suoi sogni di giocatore di basket sono diventati un attimo in fumo. Però caratterialmente lui ne è uscito fuori, è logico che fa una cura particolare per questo, ha ripreso a giocare e probabilmente quella situazione l'ha aiutato nel renderlo mentalmente forte. Più forte, sì, è vero. Domenica prossima si va a giocare a Brindisi contro l'Enel, che è una delle squadre che ci ha l'unica squadra che ci ha battuto alla Pala Serra dei Migni, sì. È una squadra che un po' ci dà fastidio. È indubbio, questo è effettivamente vero, perché ci ha battuto a casa facendo una buonissima partita qua a Sassari. Noi abbiamo sbagliato molto nel tiro da fuori, però è una squadra che onestamente ci mette in difficoltà. Siamo riusciti a batterla in Coppa Italia. Però soffrendo parecchio. No, soffrendo parecchio, perché è una squadra che ha già dimostrato, voglio dire, di mettere in difficoltà molte squadre. Perciò... si è adatta molto bene al nostro gioco. Sentiamo come ce la presenta invece Paolo Citrini, l'Enel Brindisi. Quella con Brindisi è una sfida che si rinnova da tantissimo tempo, già dai tempi della Lega 2 con la lotta per la promozione e poi anche in Lega 1, non ultimo quest'anno con la doppia sfida, prima in campionato con Brindisi che è stata l'unica squadra a batterci qui a Sassari e poi nelle Final 8 di Coppa Italia a Milano, quarti di finale, una bellissima partita finita al supplementare. Principalmente due le chiavi e le armi di Brindisi, che sono innanzitutto all'attaccarci sotto canestro con due giocatori di grande livello come Robinson, Antoine Robinson e Cedric Simmons, davvero in grado di fare la differenza, grandi rimbalzisti, grandi giocatori di post basso e molto abili nel pick and roll, e poi quel fuoriclasse che è Gibson, che è capace come nella partita di Cantù di segnare 15 punti di fila, di rimontare 12 punti e di vincere la partita in pratica da sola. In mezzo a bilanciare questo grandissimo quintetto c'è Scottie Reynolds, che è un giocatore molto bravo a far giocare la squadra, in grado di essere bravo nel dare gli assist, e Jeff Vigiano, che è un giocatore molto tecnico, molto fisico, che è in grado anche lui in striscia di essere molto pericoloso. In più Brindisi, allenata da coach Buchi, che è uno dei coach più importanti sicuramente della Serie A, ha una panchina in grado di dare un apporto fondamentale come Formenti, che con noi fa sempre canestro da tre punti, come Ndoye, giocatore che ha avuto già anche Meo a Capodorlando, come Zerini, tiratore da tre punti, come il lungo Grant, davvero come Robert Fulz, una panchina completa, una panchina davvero importante. 3.500 persone attaccate, non c'è da dire altro, c'è da andare in campo con la battaglia. Noi non siamo abituati a lamentarci dell'assenza, andiamo in campo 5 contro 5 e poi vediamo al termine di un'altra battaglia se siamo ancora lassù oppure se ritorniamo nel nostro secondo posto. Però ci penserà l'allenatore, che è in trasmissione in TV, qualche archibugio, qualche tattica, visto che ha firmato fino al 2018, quindi ci pensa lui. Arrivederci, buona serata. Geloso, abbiamo un minuto e mezzo, mi dicono dalla regia, all'angolo delle domande impertinenti, può anche non rispondere velocemente, andiamo a vedere cosa ci hanno messo nel menù. Lei apprezza molto la cucina sarda, è vero che ha detto che i sardi non possono permettersi di fare la polenta? Sì. Perché? Perché la polenta che qua è una brodaglia, non è una polenta. È vero che negli Stati Uniti gli avevano proposto di fare giocatore di football americano? Quando ho iniziato a giocare qua mi avevano offerto una borsa di studio. Secondo lei qual è il giocatore della Dinamo che può ambire a vestire la maglia azzurra della nazionale? Ha detto Spissu, l'hanno messo come promessa per 2016, perciò vediamo se Spissu diventerà dietro l'angolo. No, io penso... se potessi essere l'allenatore, un ruolo per De Vecchi da specialista, e adesso ha anche più fiducia nel tiro, me lo porterei dietro. Ho letto da qualche parte, dice questo telespettatore, che il suo motto è corri e spara. Cosa vuole dire? No, a me piace la pallacanestro di talento giocata di corsa. Non mi piace la pallacanestro camminata, perché penso da spettatore che sia bello vedere la pallacanestro in velocità. La chiamano l'atletica giocata, perciò è bella questa, mi piace questa pallacanestro, e perciò penso che la gente che non sia più che esperta apprezzi questo. Meo Sacchetti, l'allenatore lo conosciamo tutti, com'è come marito, padre e nonno in casa? Sei marito adesso saltuario, perché ci vediamo alle partite, si tiene vivo il rapporto. Come padre sono
sono molto contento dei miei tre figli, perché onestamente molto merito va dato a mia moglie, che li ha tirati su con dei valori importanti. Nipotini? Ho solo il problema di Brian dei tatuaggi che non sopporto. Nipotini, per chiudere. Nipotina, ha una bellissima nipotina che vedo poco per varie ragioni. Noi ringraziamo Meo Sacchetti per la sua disponibilità, ringraziamo i nostri telespettatori, diamo appuntamento a tutti per la prossima settimana, lo ricordiamo, stiamo registrando dal centro commerciale Corte Santa Maria, buonasera a tutti, arrivederci, arrivederci. Ciao, che finita.